La donna barbuta, crudele retaggio delle esibizioni di mostri e meraviglie di inizio Novecento, è uscita dal tendone del circo. Seducente, occhi magnetici, bella voce, Conchita Wurst, la transessuale cantante austriaca che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2014, è stata festeggiata e apprezzata al Parlamento europeo, sia nella sua esibizione all'Esplanade Solidarnosc, sia nella conferenza stampa che l'ha preceduta, nella grande sala intitolata ad Anna Politkovskaja. Nata come Thomas Neuwirth, 26 anni or sono, Conchita ha modificato il suo personaggio e la sua identità 3 anni fa, scegliendo come cognome un'espressione che in Austria è gergale per mene in fischio. Il suo brano più famoso, Rise Like a Phoenix, che stiamo ascoltando, fa probabilmente riferimento proprio alla sua personale catarsi. Il successo in patria a livello continentale, insieme alle reazioni scandalizzate dei conservatori, ne ha fatto un'icona della comunità LGBT e della battaglia per i diritti civili delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender. Come ha detto durante la conferenza stampa Ulrike Lunacek, eurodeputata lesbica verde e vicepresidente dell'Europarlamento, il messaggio politico di Conchita non ha niente a che fare con i partiti o con il lavoro ordinario del Parlamento. Ha a che fare con quello per cui esiste l'Unione Europea, la garanzia dei diritti fondamentali, l'eguaglianza dei diritti, il diritto di vivere liberi senza paura. Lei, dal canto suo, racconta che un ragazzo le ha scritto su Facebook: «Odio il tuo aspetto, ma non sei stupida». È quello che davvero voglio, ha sottolineato. Nessuno deve amarmi per forza. L'importante è che ci rispettiamo l'un l'altro, perché ognuno ha differenti punti di vista. Se trovi qualcuno che la pensa come te, bene. Se no, devi rispettosamente discuterne. Poi la parola alla musica, annunciata, oltre che dalla Lunacek, dalla deputata del Partito Popolare Anna Maria Corazza, italiana ma eletta in Svezia, e dal deputato PD Daniele Viotti. La pioggia battente su Bruxelles non ha raffreddato l'entusiasmo dei fan. Ormai, per fortuna, si è capito. I mostri sono altri.